buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Parliamo di saldi questa sera dopo le festività natalizie. Davvero la gente sta andando a comprare e soprattutto quali sono i suggerimenti utili per evitare, insomma, di non avere delle spiacevoli sorprese quando si va nei negozi lungo la penisola? Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, ma come sempre partiamo da una lettera che ci avete inviato da casa. Buonasera Maris. Buonasera, ben trovato Giuseppe, i nostri ospiti e i nostri telespettatori. Andiamo subito a scoprire chi ci ha scritto la lettera, perché il Natale è finito, però la gente continua a fare i regali, sta approfittando appunto di questi saldi, come ci scrive questa telespettatrice Stefania da Genova, che dice così la lettera: cari amici di Attenti al Lupo, vi scrivo per parlarvi di saldi. È duro ammetterlo, ma data la crisi, con le amiche più strette ci siamo ripromesse che avremmo scambiato i regali dopo l'inizio degli sconti. Ora che è arrivato il momento degli acquisti, i dubbi non mancano. Quale percentuale di sconto rende un'offerta davvero conveniente? Come riconoscere le offerte vere da quelle fasulle? E se quello che regalo non dovesse andare bene, a chi lo riceve? Posso chiedere comunque di cambiare la merce acquistata? Grazie della vostra attenzione, e rispondiamo a Stefania che ci scrive da Genova. Cercheremo di dare tutte le risposte alla nostra telespettatrice, ma salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti. Buonasera Rosario Trefiletti. Buonasera. Presidente di Federconsumatori. Buonasera. Mariano Bella, direttore ufficio studi di Confcommercio. Buonasera. Bella, partiamo buonasera da lei. Bella, ma questo freddo di questi ultimi giorni, di quest'ultima settimana, ha frenato? Voi fate sempre un po' delle previsioni anche per quanto riguarda i saldi. Stanno andando non bene i saldi, perché in genere è un momento di grande acquisto per i consumatori, ma anche di grandi vendite per i commercianti. Com'è la situazione? Il territorio ci dice che nell'Italia centrale e meridionale, a causa proprio delle condizioni meteorologiche, i saldi sono partiti con un po' di sordina, mentre nel nord-est e nord-ovest un po' meglio. Noi pensiamo, secondo le nostre previsioni, quindi non sono dati verificati, che ci possa essere una piccola crescita in termini di volumi, in linea con il moderatamente miglior andamento dell'economia nel corso del 2016, ma certo non c'è spazio per grandi entusiasmi, anzi tutti i punti interrogativi sono sul futuro, sul 2016. Dalla parte dei consumatori, Trefiletti, è un momento tanto atteso quello dei saldi, perché uno aspetta dei giorni per fare degli acquisti, ma come differenziare le offerte reali da quelle fasulle, tra virgolette? Beh, innanzitutto mi piace dire che condivido, non è molto semplice condividere con le associazioni dell'intermediazione queste analisi, ma condivido l'analisi che è stata fatta, le previsioni di analisi fatta da Mariano Bella. Anche per quanto quello che ci riguarda, sarà una sorta di galleggiamento, con questa caratteristica che voi stessi avete un po' registrato, e cioè c'è una situazione non più come gli anni passati a macchia di leopardo, ma c'è un differenziale, senza enfasi e senza contrazione fortissima, però c'è un differenziale al nord con un incremento di uno 0,2-0,3% e invece una contrazione centro-sud. Questo va in maniera molto coerente, anche se negativa, con la situazione delle famiglie, per cui i figli che non lavorano, ma soprattutto al sud. Ora, vediamo la sua domanda. La differenza tra come fare a capire, poi chiederò anche a Bella quali sono i settori maggiormente gettonati, tra virgolette, dai consumatori, ma come fare a capire se davvero c'è l'offerta, il saldo? Alla sua domanda rispondo che per norma di legge i saldi sono i prodotti dello stesso anno, quelli che sono stati portati sul mercato nella stessa annualità. Come si fa a comprenderlo? Non si dovrebbe avere una capacità di comprensione. Bisogna che le stesse norme che valgono per l'intermediazione sono quelle che a saldo si mettono solo questi beni, i beni di mercato. Gli altri, che si chiamano cosiddetti fondi di magazzino, devono essere messi a parte, proprio devono essere separati, perché altrimenti si va contro le norme di legge. Allora Maris, vogliamo dare i nostri riferimenti ai telespettatori da casa? Ricordiamo il nostro numero verde gratuito anche per cellulari, e allora digitate nei vostri telefoni 800 508 990. Potete partecipare alla diretta anche cercandoci sui social network, su Facebook e su Twitter, basta cercare Attenti al Lupo. Sono già arrivati dei commenti, Giuseppe, tra poco te li leggo. Allora Bella, quali sono gli oggetti maggiormente richiesti in questo periodo per i saldi? Soprattutto l'abbigliamento è così, sì, ma ci sono anche la ricerca di prodotti alimentari, perché dopo il Natale magari ci sono delle offerte interessanti.
Ah sì, ma il grosso dei saldi riguarda abbigliamento, calzature e l'area dello sport e degli articoli sportivi. Quello che sta andando di più è tutta l'area dell'abbigliamento, diciamo, classico, perché ha un elevato importo unitario, quindi comprensibilmente le famiglie, se uno si deve comprare un vestito, aspetta i saldi, ma anche i piumini, i maglioni, abbigliamento di fascia, diciamo, più importante, e anche molto gli accessori e soprattutto gli articoli sportivi, per esempio i piumini. Qual è la media di sconto durante il periodo dei saldi? Perché è importante anche questo. Le dichiarazioni dei nostri commercianti, che intervistiamo ogni anno da 10 anni a questa parte, collocano il tasso di sconto tra il 20 e il 30%, il che vuol dire che io come cittadino, se vedo 70%, 80% di sconto, o sono sicurissimo di cosa si tratti, oppure E questo proprio il punto lontano che volevo chiedere a Trifiletti, perché vediamo in questo periodo a volte degli sconti esagerati, no? 70%, lì bisogna, ecco, essere o conoscere bene il commerciante oppure evitare, sì, stare molto attenti. Noi il consiglio che diamo è evitare saldi sproporzionati 70-80%, un buon saldo l'abbiamo sempre individuato attorno a un 40%, un buon saldo, perché altrimenti quando è 70-80% il sospetto è, per la verità, più che un sospetto, è quello che siano fondi di magazzino. E allora vediamo le prime domande, ne vedo che stanno, vedo tante che stanno arrivando sul computer. Sì, in particolare Maris. Jacopo Maria su Facebook ci scrive: vi racconto la mia esperienza, ero in un grande negozio di abbigliamento a Milano il giorno prima dei saldi, ho chiesto alla commessa quanto sarebbe stato scontato un capo specifico d'abbigliamento, e la commessa ha risposto: se hai bisogno compralo subito perché domani iniziano i saldi e tiriamo via tutta la roba dagli scaffali e tiriamo fuori quella dal magazzino. Ecco, lui come si sarebbe dovuto comportare, Jacopo Maria? Questo è un comportamento, possiamo dire, scorretto, è giusto? Beh, è scorretto, ma penso che sia proprio contrario alla legge, nel senso che la legge che regola i saldi, anche il codice del consumo che abbiamo firmato con i consumatori, mettono in evidenza che i saldi hanno senso se esitiamo beni soggetti a obsolescenza tecnologica, per esempio, ci sono passati, oppure la moda, oppure la stagione. Viceversa, bisogna dire è uno sconto diverso che riguarda cose di 5 anni fa che mi sono capitate nel magazzino, è una cosa diversa. Posso aggiungere su questo? Guardate, la questione di fare delle prevendite o vendite fuori dalle date canoniche comporta due questioni piuttosto gravi. La prima è una concorrenza sleale tra gli esercenti, perché c'è quello che applica giustamente le norme e quello che invece fa questa sorta di concorrenza sleale. La seconda cosa è una concorrenza sleale tra cittadino e cittadino, tra consumatore e consumatore, perché c'è quello che è informato attraverso l'SMS, le mail o che altro, e quello che invece non lo sa. Ecco perché abbiamo sempre convenuto che le regole vanno rispettate. E allora vogliamo vedere come stanno andando i saldi. Siamo andati prima in una città del sud come Napoli, poi vedremo anche Milano. Ma vediamo, tuffiamoci con Pierpaolo Petino tra i saldi partenopei. Inizio dei saldi a rilento anche a Napoli in Campania. L'incertezza sulla data d'inizio e il gelo di questi giorni hanno contribuito a non far decollare l'iniziativa che ogni anno è attesa dai commercianti e dai clienti. I nostri negozianti lamentano che in questi giorni non c'è stata la presenza dei primi giorni di saldo come succedeva e è successo l'anno scorso. Crediamo che probabilmente un po' il freddo, un po' ancora la crisi, anche quest'anno il commercio perderà un po' di fatturato. Prima già non erano molto cari i negozi perché avevano capito ovviamente che con i prezzi più fattibili le persone potevano acquistare, quindi non c'è differenza per me fra dicembre e gennaio. Qualcosina è accettabile con i saldi? C'è un'enorme convenienza, abbiamo acquistato pigiami, magliette, tante cose. Molti invece, soprattutto i ragazzi, acquistano in internet, dice che i saldi sono ancora più convenienti. Io sinceramente non ho mai acquistato in internet, sono sempre andata nei negozi ad acquistare, anche perché sinceramente non...
per me non sono molto affidabili, quindi preferisco andare nei negozi direttamente. Signora, come sta andando l'andamento dei saldi? Una schifezza, le persone vogliono spendere proprio poco poco. Rispetto all'anno scorso c'è più movimento e abbiamo notato un miglioramento. Un po' male, ci aspettavamo di meglio. Colpa non lo so, del freddo magari, giornate con la pioggia, però per i primi giorni di saldi non è che è andata tanto bene. Non ho trovato saldi, veramente saldi, non... anzi alcuni negozi trovano l'espediente per aumentare il prezzo prima e poi ribassare poi comunque al prezzo di vendita normale. In tanti denunciano i saldi truffa o l'assenza di reale convenienza, ma proprio sul controllo dei saldi i centri outlet sembrano più attrezzati. Saldo non è una bufala, perché chiaramente il consumatore più affezionato, che ha la possibilità di verificare il capo, di attenderne la scontistica, sa perfettamente come seguirlo e come rintracciarne poi lo sconto effettivo. Ovviamente ci sono dei controlli da parte noi abbiamo un management che gestisce dei controlli ed ovviamente invitiamo sempre la clientela a segnalarci qualora queste cose non dovessero essere rispettate, ma in via di massima sappiamo che i brand sono molto attenti. Ed allora, questa è la fotografia scattata a Napoli, Trefilecci. Sì, allora, innanzitutto confermano le cose che abbiamo detto. Al sud, francamente, le cose non vanno bene. Ma ci sono due domande interessanti a cui rispondere. La prima, lo dico senza tema di essere smentito, i raggiri che si vanno su questa questione dei saldi sono diminuiti per due motivi. E questo ci fa piacere che siano diminuiti, perché così colpiscono di meno i consumatori. La prima, la crisi ha messo un po' tutti un po' in riga, nel senso che è opportuno avere un rapporto diverso e più positivo con il cittadino consumatore e non cercare di raggirarlo. La seconda cosa è un consiglio che noi diamo già da anni, per cui ormai ognuno di noi ha un cellulare in tasca che fa le fotografie. Allora, siccome i cittadini abbiamo dato dei consigli di cosa fare, qualche giorno prima andate a fotografare il prezzo del bene che volete acquistare in saldo e poi, e siccome lo sanno anche i commercianti che si può fare questo, perché sono consigli che noi diamo, ecco perché con queste due questioni i raggiri sono decisamente diminuiti. Ma è un consiglio importante quello del telefonino. Ma in qualche modo, Bella, bisogna avere sempre il doppio prezzo, quello originale e poi quello della scontistica. La legge dice che se tu in Italia scrivi saldo devi avere il prezzo vecchio, il prezzo nuovo e la percentuale di sconto. Anche da quelle interviste che abbiamo sentito, comunque in qualche modo la crisi economica si sente ancora, soprattutto nel Mezzogiorno. Abbiamo visto l'esempio di Napoli, poi vedremo Milano. Si sente dappertutto. Per recuperare ai tassi attuali, ai tassi crescita attuali, per recuperare quello che abbiamo perso rispetto al 2007, bisogna aspettare il 2022-2023. Questo, diciamo, abbiamo perso 1.500 euro a testa di consumi, quindi è chiaro che anche sui saldi abbiamo questa sofferenza. Sul discorso, diciamo, dei saldi come fatto di costume, io lo guarderei più come fatto economico piuttosto che come fatto giuridico. Cioè, è vero che c'è bisogno di controlli, fai la foto per non farti fregare, eccetera, però le persone non sono sciocche e non sono sciocchi nemmeno i commercianti. Lei dice il momento, è l'evento quello dei saldi, aspettare l'evento, il momento, un po' come avviene. Il 50% degli italiani aspetta per fare gli acquisti in saldo. E allora Maris, le domande. E questo ce lo confermano anche i nostri telespettatori. Comunque la signora Donatella, che ci scrive dalla provincia di Novara, ci dice che ha notato che il prezzo sul cartellino, perché hanno messo a portato il prezzo precedente ai saldi, quello attuale, è aumentato rispetto al prezzo originario. Ecco, lei cosa si dovrebbe comportare, a chi si deve rivolgere? E allora sentiremo Trefiletti tra qualche istante, prima la pubblicità, poi torniamo in studio. E allora torniamo in studio, stiamo parlando dei saldi, i consigli utili per acquistare i prodotti, l'abbigliamento nei negozi lungo la penisola. Trefiletti, la domanda che ci è arrivata prima alla pubblicità, sì. Rispondiamo in qualche modo? Sì, rispondiamo, è quello che avevo già detto all'inizio, e cioè ci sono meno raggiri rispetto al fatto che il raggiro qual è? È quello che il prezzo iniziale
quando non era a saldo, in buona sostanza viene incrementato quando è a saldo per dire guarda che bello sconto ti faccio. E quindi è un trucco per fare in modo che il commerciante venda non in saldo in buona sostanza, perché vende con lo stesso prezzo che appunto aveva venduto precedentemente alla stagione dei saldi. Questa cosa, lo ripeto, è in diminuzione perché c'è un atteggiamento completamente diverso dell'esercente, del commerciante, per una situazione proprio di crisi, di rapporto con di cittadinanza che deve essere molto più positivo. Però io insisto, laddove ci possono essere queste cose, utilizzate il telefonino per fare la fotografia del prezzo del bene che volete comprare. È qualcosa di importante, fondamentale. L'occhio del consumatore. Bella, si aspettano sempre i saldi, l'abbiamo detto, come momento fondamentale negli acquisti degli italiani e dei consumatori, ma anche per i commercianti, visto la crisi economica, diventa un momento, diciamo, centrale della vita produttiva di quel negozio. Non solo del negozio, di tutta la filiera. Per molti commercianti i saldi sono il discrimine tra aprire, riaprire o lasciare la sera cinesca chiusa. Nell'abbigliamento e nelle calzature il mese di gennaio vale tra il 50 e il 70% in più rispetto a un mese normale. Quindi dicembre, gennaio e luglio, poi per gli estivi, sono sostanzialmente più della metà della stagione. Acquisto un paio di scarpe, acquisto un maglione durante il periodo dei saldi, posso portarlo se non mi vanno bene, se vedo che magari il maglione c'ha qualche problema, posso riportarlo indietro? Due casi diversi. Sono due casi diversi. Allora, il bene che si compra sta a, diciamo così, a discrezione del commerciante per poterlo cambiare sì o no. Generalmente in questa fase, sempre per le cose che abbiamo detto prima, c'è questa discrezionalità positiva per cui ti fanno questa, chiamiamola, cortesia. Perché il diritto al cambio è solo ed esclusivamente, sto parlando di norme di legge, no? Perché l'altra è una discrezionalità. Una disponibilità. Norma di legge è quando tu compri una cosa fallata, oppure si chiama proprio così la legge, non conforme. Per esempio, faccio un esempio: compro un maglioncino che doveva essere cashmere e mi viene venduto come cashmere, poi non lo è lana normale. In questo caso assolutamente sì, si può e si deve cambiare perché non è conforme alla vendita fatta. Quindi questa disponibilità invece nel cambio classico, vado a casa e magari mi accorgo di avere un altro maglione grigio uguale, dico posso cambiarlo, chiedo la cortesia, è possibile, c'è una disponibilità da parte dei commercianti? C'è sempre stata, un commerciante è un essere umano, vai e ci parli tranquillamente, non gli puoi dire lo devi fare perché la legge dice che non è obbligato. Le domande dei telespettatori. Ci ha scritto un ex commerciante, Paolo da Forlì, che dice si parla spesso di flessione delle vendite perché appunto ci sono queste fasi in cui ci sono i saldi, ma lui ha dovuto chiudere a causa delle catene che svendono tutto l'anno. Dice, ecco, non c'è qualcuno, qualcosa che regolamenta, e questo aiuterebbe sia i commercianti che anche i consumatori. Bella, c'è una concorrenza sleale, tra virgolette, perché queste grandi catene magari hanno una maggiore forza sul mercato rispetto al piccolo negoziante. Sì, ma questa non è una slealtà, essere più forti non è una slealtà, è uno stato di natura che può essere incentivato, può essere mitigato. Purtroppo ci sono degli aspetti che invece dovrebbero essere forse un po' più regolati. Cosa si vende in saldo presso certi outlet? È merce dello stesso anno? Ci sono produttori che producono esclusivamente per gli outlet? Io non sono mai a favore di un eccesso di regolamentazione, però effettivamente la concorrenza, se vogliamo che non sia una concorrenza distruttiva, quella che distrugge i nostri centri storici, che stanno perdendo piccoli negozi che sono un'infrastruttura fondamentale, allora un pizzico di regolamentazione ci vuole, e ci vuole anche un pizzico di controllo. Appunto, io sono d'accordo, addirittura io sono perché i saldi vengano superati, si venda tutto l'anno, saldi tutto l'anno, chi ha più filo tesse. Poi ne parleremo. Però la seconda cosa è questa: attenti che ci deve essere una normativa, e c'è, che si chiama che non si può vendere sotto costo, perché alcune catene
alcune catene, qui in questo caso non solamente dell'abbigliamento, ma alcune catene vendono sotto costo, e questa cosa che potrebbe fare piacere a un cittadino come me, a un consumatore, perché è sotto costo, beh, attenti che c'è un rischio molto forte, che il sottocosto fatto non in maniera regolata uccide la concorrenza esterna, perché gli altri non riescono a sopravvivere col sottocosto, e poi una volta che uccisa la concorrenza i costi risalgono. E poi bisogna sempre ricordare questo: tu i prodotti puoi anche regalarli, li puoi anche vendere, ma puoi non pretendere che io pago i miei dipendenti. Quindi sotto costo, ma fino a un certo punto. Ci sono delle regole precise. Un punto d'incontro mi sembra importante su questo punto, perché insomma in qualche modo. Senza fare battaglie di retroguardia. Certo, sono prodotti civetta, diciamo, prezzi civetta, come vengono detti. Sotto costo fai su una cosa e su altri 10 non lo fai. Quindi, vogliamo vedere invece come sta andando tutto a Milano. Abbiamo visto Napoli, spostiamoci al nord. Marco Bergamaschi. Approfittata dei saldi? Sì, ho approfittato, ho comprato qualcosa di abbigliamento soprattutto. Qualcosa di essenziale? Sì, infatti, qualche scarpa, vestiti, borsa, insomma, quello di cui avevo bisogno. Non ho ancora comprato, ma sicuramente comprerò delle scarpe. Qualcosa si trova per ora, adesso che siamo all'inizio, vediamo. Ma c'è qualche accortezza che usi quando ci sono i saldi? Va bene, innanzitutto bisogna vedere se ci sono le stesse cose che c'erano prima dei saldi, è una cosa fondamentale. Se stai sui brand comunque medio-alti, qualcosa trovi, se no no. Beh, io non sono entusiasta di questi saldi, perché ormai, diciamo, è lo specchietto per le allodole. Bisogna vedere il capo, prima di Natale, cosa costava, perché io ignoro il prezzo anteriore, cioè. Dei giubbotti, le scarpe sicuramente, perché magari ne approfitto per comprare un paio di scarpe di marca che costano un po' di più e con i saldi magari riesco a tirare qualcosina. Strategie che metto in campo? Ma strategie, solitamente faccio un giro prima di Natale per vedere il prezzo e poi dopo ripasso subito appena incominciano i saldi. Mi sto guardando un attimo in giro per vedere cosa succede, perché ho visto dei prezzi che erano un po' alternanti come prezzi, e allora non saprei. Di solito con i saldi cosa si compra? Ma di solito ho le scarpe o qualche camicia. Ho già approfittato dei saldi, sì, però non sono, diciamo, molto convenienti, perché comunque fanno il 20 o il 30%, mettono fuori il 50, ma su cose, diciamo, dell'anno scorso, per tenderci. Le cose comunque di quest'anno non sono al 50, ma sono al 20. Qualche cosa senz'altro si approfitta sempre, qualche cosa si va sempre a comprare. Sempre per le nipotine io faccio, sempre per le nipotine. Parto per me, però vado a finire per le nipotine. Qualche cosa devo acquistare anche perché ho dei regali di Natale indietro. Quest'anno lei approfitterà o ha approfittato dei saldi? Già approfittato. Posso chiederle per cosa? Sì, abbigliamento, perché erano 3 anni che non compravo più niente, ero un po' giù di morale. E adesso mi sono data la pazza gioia. Queste le risposte dei consumatori di Milano, con la risata finale della signora lì a Milano. Trefiletti le ha detto: liberalizziamoli tutto l'anno questi saldi. Certamente, così almeno gli esercenti sono liberi di fare senza norme, regole, vincoli o che altro, e il cittadino può fare le spese nel miglior modo possibile. Però non si penalizzano, Bella, i più piccoli in questo modo? Lei invece non è a favore di una liberalizzazione tutto l'anno, perché? No, io non è che non sono a favore, io dico, noi da 10 anni intervistiamo 2 volte l'anno i consumatori e gli imprenditori su questo tema. Allora, io c'ho che dal 92% all'86% le persone tra il 2011 e il 2017 giudicano la qualità dei prodotti molto o abbastanza buona, dei prodotti venduti in saldo. Si sentono abbastanza tutelati per il 65%. Sono favorevoli alla liberalizzazione, effettivamente, più i consumatori che i commercianti, ma i saldi sono, per tutte le cose dette, comprese la varietà, estremamente attesi e graditi. Perché togliere questa opportunità? A chi creiamo un problema? Io guarderei anche i dati e l'opinione dei cittadini consumatori. Maris.
Arrivano ancora altri commenti, ecco, si domandano spesso, soprattutto perché si parla di shop online, ecco, invece c'è una signora, Donata, che dice: io non me ne intendo di computer, non riesco a trovare queste offerte e soprattutto non noto, forse peccato mio, i prezzi antecedenti, quindi come posso riconoscere se è veramente un'offerta o no, non sapendo il prezzo iniziale? C'è un modo, ci sono dei segreti, ecco, vuole sapere. Sì, il segreto è di spendere del tempo sul computer e di verificare i prezzi durante il corso del oppure tempo. Oppure camminare, girare, vedere nei negozi prima. Diciamo la verità che per adesso le vendite online vanno utilizzate soprattutto, è uno strumento utilizzato soprattutto dai giovani o dai, diciamo così, dai 30-40 anni. Sì. Non ho ancora intravisto il boom o l'enfasi degli acquisti online da parte delle persone anziane. Ma lo vedi man mano che questi giovani diventano più grandi? Sicuramente. Un giorno tutti sembra che ci sia una legge naturale che quelli di 30 anni tra 30 anni ne avranno 60 e quindi e si portano le abitudini. Una battuta dei finale, ma lei teme che questo l'acquisto online in qualche modo penalizzino i piccoli negozi? Lei parla prima dei centri storici, senza negozi che senso ha un centro storico in una bella città? Quello è un altro, quello però è un discorso leggermente diverso. 20 secondi. La battuta è questa: io non posso temere il commercio online, perché il mondo va in quella direzione e i nostri si stanno attrezzando, o il negozio fisico o la vetrina virtuale o viceversa. E ci sono anche delle difese sugli acquisti online, non dimentichiamo il diritto di recesso a 14 giorni, insomma anche lì stiamo regolarizzando e controllando che la situazione vada in maniera corretta e che pagassero le tasse come i commercianti reali. Un altro punto totalmente d'accordo, ecco, da fare un'altra puntata. Si trovano d'accordo i nostri ospiti, li ringraziamo e li salutiamo. Grazie Mariano Bella, direttore ufficio studi di Confcommercio. Grazie al presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti. Maris. E ormai sono passate le feste, iniziamo a fare i conti anche con i chili di troppo. Domani appuntamento con Attenti al Lupo alle 19 per parlare delle diete post feste, ecco, soprattutto i consigli utili per non perdere i chili e poi ritrovarseli dopo pochi giorni, ecco, domani alle 19. Ci vediamo allora come sempre domani sera ore 19 in diretta Attenti al Lupo. Grazie a tutti e buona serata.